Porto, aeroporto e stazione, da queste tre infrastrutture passa il futuro di Pescara? Sul tavolo del sindaco ci devono essere queste tre dossier principali per la crescita, soprattutto economica, della nostra città. Sul porto subito vanno terminati i lavori per risolvere l'annoso problema dell'insabbiamento, perché le nostre imbarcazioni non possono più entrare, uscire con pericolo, e quindi ci devono essere accessi agevoli. Ma contestualmente a questo vogliamo far sì che si possa ripristinare il collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico e quindi riportare una grande stazione marittima con rotte importanti che possono portare qui turisti, portare qui e incrementare la nostra economia. Parallelamente si lavorerà sull'aeroporto, anche lì purtroppo nel mentre l'aeroporto di Pescara perdeva rotte, incrementavano delle rotte negli scali limitrofi. Questo non deve più accadere. Noi lavoreremo per poter incrementare le rotte all'aeroporto di Pescara e interconnettere porto, aeroporto, stazione ferroviaria. Sulla stazione ferroviaria cosa abbiamo detto? Oggi purtroppo quello è un bigliettino da visita brutto. Quando si esce dalla stazione, il turista che arriva, il viaggiatore, vede qualcosa di molto che parla e racconta la bruttezza di quell'area di risulta. Lì va riqualificata con un grande progetto, un concorso di idee. Metteremo attorno a un tavolo le migliori competenze e professionalità per riqualificare quella zona e farla diventare un vero polo attrattivo che possa far ripartire anche l'economia di questa città. E poi noi pensiamo che cosa? Tanti punti strategici, punti informativi nella città di Pescara, ma soprattutto all'interno della stazione marittima, porto e stazione ferroviaria, per informare il turista e dire tutto ciò che c'è, che si può fare. Questa è la nostra visione strategica. Siamo certi e convinti anche che i cittadini premieranno questa alternativa credibile, questa alternativa che punta a far crescere la nostra città, sempre dalla parte dei cittadini naturalmente.